Angelo Liberati, Luchino Visconti, percorsi di pittura, cinema e architettura, una mostra in esposizione alla Cittadella dei Musei di Cagliari sino al 25 marzo, che viene accompagnata da tre conferenze, una ieri, le altre l'11 e il 18 marzo, sui rapporti tra arte e cinema. Stefano Lai. Un omaggio a Luchino Visconti, a 100 anni dalla nascita del regista milanese, ma anche a 30 anni dalla sua scomparsa il 17 marzo del 1976. Dopo che colpito da un ictus e con il braccio e la gamba sinistri paralizzati, concluse con il film Innocente e prima ancora con un capolavoro, Gruppo di famiglia in un interno, una carriera illuminata da premi prestigiosi, col Gattopardo vinse la Palma d'Oro a Cannes e momenti indimenticabili che regalò al teatro lirico. Il sodalizio con Maria Callas rappresenta una delle pagine più significative della personalità eclettica di quello che viene considerato con pieno merito uno dei padri del neorealismo. L'artista Antonio Liberati con Visconti ha in comune l'amore per Roma, città aperta nella quale ambedue hanno appreso le tecniche rispettivamente della pittura e della cinematografia, e il numero 6. Liberati è nato nel 1946 a Frascati e a 60 anni ha deciso di donare a Cagliari e alla Sardegna, nella quale si è trasferito negli anni 70, questi percorsi di pittura, architettura e cinema dedicati al regista che ha lasciato una testimonianza spirituale dell'Ottocento con film memorabili come La caduta degli dei e Morte a Venezia. Questi ricordi, così come il suo impegno politico e il suo genio indiscusso, scorrono nei decollage di Liberati, nei suoi inchiostri, nei suoi pastelli e colori acrilici, nelle sue tele come Piazza del Popolo o Mastri Guerrai. Una mostra che si può visitare nello spazio di San Pancrazio, nella Cittadella dei Musei a Cagliari, sino al 25 marzo, e che fa da fil rouge a tre conferenze, ieri l'11 e il 18 marzo. Una particolare attenzione viene dedicata ai non vedenti, con sperimentazioni tattili su opere realizzate ad hoc dall'artista.